Ho imparato che il sesso è una cosa bella e che non sono troia se lo faccio con uno sconosciuto. Che le cose accadono e non dipendono da me. La mia reazione invece sì. Che non è egoista chiedere il proprio spazio per essere ascoltati. Ho imparato a stare bene da sola. Che è meglio comunicare un disagio e parlarne anziché tenerlo dentro e morirci piano piano. Non vivere le persone idealizzandole, facendomi aspettative dal nulla. Che una relazione si fa in due. Che una diagnosi non è una condanna. Che l'ansia non è necessariamente qualcosa di orribile e che se si va a fondo si scopre tanto di sé. So dire di no senza sentirmi egoista. Che sono io. La mia priorità. Che piangere non è una vergogna. Che non bisogna sempre trovare un perché al comportamento altrui. Che devo essere meno dura con me stessa e apprezzarmi di più. Che la mia autostima non dipende dagli altri. Ho imparato a perdonare i miei genitori, perché fanno del loro meglio, anche se con qualche danno. Che anche le mie emozioni spiacevoli sono valide e meritano di essere manifestate. Che ogni mio gesto, pensiero o impulso ha una ragione e che può solo aiutare a conoscermi meglio. Che l'amore non va meritato, ma va accettato. Che aver lasciato l'università non è stata una sconfitta. Ad osservare la mia vita come se fosse un tramonto e non più come un problema matematico. Che la ricerca della perfezione porta a distruzione. Che è sempre meglio parlare perché le persone non sono dentro la mia testa. Che posso farcela da sola, senza tutta quella fatica e tutti quei rituali. Che molti pensieri non erano i miei, ma quelli di mia madre. Che è legittimo poter essere amata nonostante la disabilità. Ho capito l'importanza di autocelebrarmi. Che non ho sempre ragione io. Che in realtà sono una persona molto più forte, stabile e determinata di quel che pensassi. Che non sono una macchina e che non devo per forza sempre essere efficiente. A delineare i miei confini, che sono miei e di nessun altro. Che ho il diritto di fare un passo indietro anche quando ho dato tutto in un contesto. Ho imparato a non tradirmi. Che non posso aspettarmi dagli altri quello che farei io. Che non posso rendere felici tutti sempre. E tu cosa hai imparato? Ho imparato che le persone fanno quello che possono con i mezzi che hanno e va bene così. Che non tutto quello che mi succede è una mia responsabilità. Che non posso avere il controllo sugli eventi, sulle persone, su tutto quello che mi circonda. Ho imparato che anche se tutte le cose finiscono, devo viverle senza pensare alla loro fine. Sto imparando a non pensare, a pensare meno. Io ho capito che ci voglio continuare ad andare per sempre. Allora, la terapia mi sta aiutando ad avere un confronto con la realtà, che se no la mia realtà è solo quello che ho nella testa, ma non è la realtà. Quindi sto capendo tanto su di me, su come vivo e lo capirò sempre meglio. E ci sono delle volte in cui ti farà malissimo andare in terapia, probabilmente piangerai un sacco, ti arrabbierai tantissimo e magari arriverai a dire anche delle cose che non pensavi avresti potuto dire. Sono però quelli forse i momenti più importanti, i momenti davvero di svolta e di cambiamento. Se sentite di aver bisogno di parlare con qualcuno, Noi ci siamo. potete prenotare il vostro primo colloquio gratuito al nostro link in bio. E capire se fa per voi.